www.maurizioPaoli.it. Come sapete, ci occupiamo della protezione patrimoniale dell'imprenditore. E tra queste protezioni che proponiamo con adeguate polizze ad hoc, c'è proprio quella che si va a incastonare direttamente nel nuovo codice della crisi d'impresa, che poi vi parlerò, che è l'articolo 378 del 16 maggio 2019. Certo, la percezione manca ancora di questo rischio, di questo impatto, di questa riforma sulla crisi d'impresa, sugli amministratori. Ma quando cominceranno i processi? Quando cominceranno i sequestri dal punto di vista dei patrimoni degli amministratori, mobiliari, cioè il denaro, immobiliari, cioè le case degli amministratori? Forse i punti di vista cambieranno velocemente. In sintesi, l'articolo 378, poi vi porto l'articolo di Italia Oggi che ne parla, dispone infatti che gli amministratori rispondono verso i creditori sociali, cioè dell'azienda, per l'osservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Quindi l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. In pratica, in caso di default dell'azienda, i creditori potranno chiedere il sequestro del patrimonio degli amministratori. Fino al 15 marcio 2019 questa azione poteva essere proposta solo dalla società evento, che era piuttosto raro. Quindi un creditore può chiedere direttamente il sequestro dei beni mobiliari, denaro, e immobiliari dell'amministratore. Le polizze ci sono, si chiamano D&O, ne abbiamo già parlato, che con un adeguato checklist possiamo proteggere da questo rischio concreto che questa riforma del codice della crisi d'impresa ha portato sulla testa degli amministratori, sindaci e revisori. Un consiglio, un preventivo gratuito, un'informazione per proteggere le vostre case, il vostro denaro come amministratori. Maurizio Poli, m.poli, una mail, che è m.poli@your-solution.it. Numero di telefono per un contatto veloce 0372 2405, il mio cellulare 349 571 4319. Una visita al sito dove ci sono altri articoli che parlano di questo argomento delle polizze di D&O, di concetto prettamente anglosassone, che proteggono il patrimonio dell'amministratore contro l'aggressione dei rischi. Poi vi porto qui l'articolo intero, come dicevo, di Italia Oggi, che dice che fa vedere la responsabilità dell'amministratore indipendentemente dalle cause della crisi e per quali motivi essa è stata causata. Quindi come un creditore può chiedere il sequestro dei beni immobiliari Ricordo sempre che la protezione è importante e che il risparmio di oggi è il pane di domani. Informatevi.